Buongiorno di nuovo a tutti voi che affollate l'auditorium del Ministero dell'Ambiente questa mattina per la presentazione del nostro tredicesimo rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, uno dei prodotti, permettetemi di dire, tra virgolette, di punta del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Un documento tecnico scientifico che ormai si presenta come una, tra virgolette, sempre piacevole abitudine nel panorama anche ambientale nazionale, atteso da operatori, cittadini, stakeholder, istituzioni, per la quantità e per la qualità dei dati e delle informazioni contenute che noi cerchiamo ogni anno di migliorare, di implementare, di rendere anche maggiormente accessibile e fruibile ai cittadini. Devo innanzitutto portare il saluto del Ministro dell'Ambiente Galletti, che in questi giorni, che non è qui perché, come sapete, in questi giorni è impegnato in un vertice internazionale in Francia, e anche del sottosegretario Vero, che avrebbe dovuto aprire questi lavori ma che poi all'ultimo momento, per un problema legato alla stagionalità, al tempo, ad alcuni impegni, anche un po' a una lieve indisposizione, non ha fatto in tempo a raggiungerci. Voglio intanto salutare e ringraziare tutto il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, i colleghi delle agenzie regionali e provinciali che hanno contribuito alla realizzazione di questo prodotto, che diciamo da quest'anno assume il connotato di un rapporto di sistema. Sapete che dal gennaio di quest'anno, con la nuova legge, con la 132, siamo diventati formalmente Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Sono particolarmente contento, nella mia veste di Presidente dell'ISPRA e di Presidente del Consiglio Nazionale, di poter dire che questo che oggi viene presentato è un prodotto di sistema, perché è realizzato non solo con il contributo di tutte le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ma è realizzato proprio in questa ottica, in questa chiave di sistema, che poi potrete anche notare leggendone i contenuti. E ringrazio i colleghi del Ministero dell'Ambiente, poi farò dei ringraziamenti ulteriori durante il mio breve intervento, per la ospitalità in questo auditorium che ormai, diciamo, anche per una scelta precisa, è diventato sede istituzionale dei nostri appuntamenti e delle nostre presentazioni. Questo, diciamo, ripeto, una scelta precisa perché segna il legame tra il Ministero e il suo organo tecnico scientifico di riferimento, da quest'anno, come dicevo, anche in una logica più vasta di sistema. Volevo anche salutare e ringraziare il Comandante Generale dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, il Generale Ricciardi, che devo dire è sempre molto attento e presente rispetto ai nostri, alla nostra attività e alle nostre presentazioni, ed è per noi veramente motivo di grande soddisfazione poter dire di questa collaborazione forte con l'Arma dei Carabinieri, che rappresenta ovviamente un pilastro per la civile convivenza nel Paese e anche in materia ambientale, anche in questa veste che ricomprende, come sapete, di recente anche i colleghi che facevano parte del Corpo Forestale dello Stato. Saluto e ringrazio anche il Rettore dell'Università di Camerino, che è presente qui con noi, che ha voluto raggiungerci. L'occasione è anche, diciamo, utile non ha bisogno di presentazioni, ma visto che da domani si insedierà quale nuovo Direttore Generale dell'Istituto, succedendo a un bravo Direttore Generale, devo dirlo. Saluto e ringrazio Alessandro Bratti, che, diciamo, ha accettato di fare parte con noi, con me, con il Consiglio di Amministrazione, con l'Organo Istituto, di questa sfida che è la costruzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Si insedia domani, lui poi oggi, diciamo, dalla prossima volta
Mi coadiuverà nella presentazione di questi rapporti insieme agli altri colleghi. C'è anche la collega Giarratano, direttore generale Protezione Natura, che poi interverrà più tardi, e altri che ci raggiungeranno. Ci sono con noi anche alcuni studenti, ma li menzionerò più tardi. Mi fa veramente piacere anche la partecipazione dei ragazzi a questa giornata. Devo dare un'informazione ovviamente organizzativa. L'evento di oggi è ripreso in diretta televisiva dalla nostra web television, quindi coloro che intendessero non essere ripresi o che non volessero che i contenuti che esprimeranno gli interventi fossero divulgati sono pregati di contattare la segreteria organizzativa che è di fronte a me. Bene, fatte tutte queste premesse, brevemente introduco poi il rapporto, cederò poi immediatamente dopo la parola al collega Mario Cirillo, direttore del Dipartimento Valutazioni dell'ISPRA, che io uso sempre, in realtà le definizioni di dipartimento sono molto lunghe, ma io poi le accorcio anche perché non me le ricordo tutte quante a memoria, che poi è, diciamo, il dipartimento che sotto il coordinamento di Mario Cirillo e anche con la preziosissima opera di Silvia Brini, diciamo, collaziona, raccoglie e predispone poi ogni anno questi documenti. Il sistema nazionale, perché ripeto, oggi noi abbiamo l'orgoglio di presentare questo rapporto, che è un rapporto di sistema, lo sentiamo anche come tale, e vedrete che, ripeto, i contenuti sono impostati come sistema, un sistema, diciamo, che, come vi ho detto, è stato istituito formalmente di recente, è costituito dalle 21 agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente e dall'istituto, dall'ISPRA, che ha il mandato istituzionale di garantire livelli omogenei di prestazioni tecniche ambientali per concorrere alla garanzia della tutela ambientale omogenea in tutto il paese. Questa è una delle nostre principali e più ambiziose sfide che ci apprestiamo ad affrontare, rispondendo anche in questa dimensione alle esigenze informative e conoscitive di cittadini e amministratori locali, quindi producendo un'informazione ambientale consolidata, condivisa e accessibile. Siamo giunti alla 13ª edizione di questo rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, che è nato nel 2004 e che mano a mano si è andato implementando, e possiamo dire che quest'anno, nella sua 13ª edizione, costituisce la più organizzata e organica raccolta di dati ambientali a livello comunale pubblicata in Italia, che tra l'altro quest'anno è integrata anche con lo spirito del recente decreto legislativo 14 del 2017, il cosiddetto decreto Minniti, poi modificato e recepito con la legge 48 del 2017, che introduce nuove norme a presidio della sicurezza e del decoro urbano. Hanno contribuito a questo risultato le collaborazioni, le ho già citate prima, le cito nuovamente brevemente adesso, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con le regioni, le province e i comuni, con l'ANCI, con cui è stato siglato un protocollo d'intesa sulle attività relative alle aree urbane già nel 2006, protocollo poi rinnovato negli anni successivi e tuttora in vigore, con l'Istat, con l'ACI, con l'Arma dei Carabinieri, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, i Corpi Forestali delle Regioni e Statuto Speciale delle Province Autonome, che hanno consentito l'approfondimento di temi quali la mobilità urbana, gli incendi nei boschi e foreste urbane, il verde pubblico, le infrastrutture verdi, fornendo direttamente i dati necessari per le analisi. A questo riguardo mi fa anche piacere preannunciare che entro la fine dell'anno poi stipuleremo, proprio con il Comando dei Carabinieri, con il Comando Generale dei Carabinieri, un'apposita convenzione che mira a rafforzare la collaborazione reciproca e l'interazione tra l'Arma e il nostro sistema, proprio per cercare di dare risposte più omogenee ed efficaci alla domanda di tutela ambientale del Paese. Le aree urbane, per la densità della popolazione e delle attività produttive, sappiamo che si configurano come ambiti territoriali in cui si producono i massimi livelli di inquinamento e pressione, ma allo stesso tempo si tratta, quella la dimensione urbana, di una dimensione determinante per sperimentare nei grandi insediamenti urbani sia la sostenibilità dei modelli di sviluppo su scala mondiale,
sia le politiche rilevanti per le sorti dell'intero pianeta e per la qualità della vita dei singoli cittadini. Non a caso, uno degli obiettivi strategici della nuova Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, che è stata di recente stabilita dalle Nazioni Unite, riguarda proprio le città dove si concentra la maggior parte della popolazione mondiale. Punto di forza del nostro rapporto, che ha reso possibile presentare i dati per i 116 capoluoghi di provincia italiani e per 3 città densamente abitate ma non capoluogo di provincia, Cesena, Guidonia Montecelio e Giugliano in Campania, per un totale quindi di 119 città, più una lettura per tutte le città metropolitane, dicevo, punto di forza è proprio l'esperienza maturata negli anni, che ha consentito di consolidare come sistema conoscenze ed esperienze, di comprendere il bisogno di allargare gli orizzonti di analisi, di sollecitare le istituzioni tecniche territoriali, di lavorare in sinergia per costruire un modello comune di analisi e di valutazione integrata. Per l'edizione 2017 del rapporto sono state perseguite in maniera determinata la raccolta, l'elaborazione e l'analisi delle informazioni derivanti dai monitoraggi e dai controlli svolti dai colleghi di tutte le agenzie per poter valutare la qualità delle più importanti e significative matrici ambientali. Per esempio per il tema acque, dove vengono proposti alcuni indicatori significativi come la qualità delle acque superficiali in termini di stato chimico e stato ecologico e i risultati dei monitoraggi sulle acque di balneazione marina relativi alla stagione balneare che è appena conclusa. Per le città costiere vengono poi rappresentati per la prima volta i dati di sistema relativi alla presenza di nitrati nelle acque e di cianobatteri nelle acque lacustri. Se vogliamo poi passare velocemente alla qualità dell'aria, i risultati dei monitoraggi riferiti all'anno 2016, sia per il PM10 che per l'O3, rispettivamente al 10 dicembre del 2017 e alla stagione estiva 2017, consolidano il rilevante risultato nel percorso che il sistema sta compiendo per realizzare l'obiettivo di fornire le informazioni necessarie su questa materia così delicata come l'inquinamento dell'aria in maniera armonizzata e, questo è un altro dato su cui io insisto molto da Presidente, in maniera tempestiva. Per il tema suolo, agli indicatori di consumo di suolo, ai costi dei servizi ecosistemici perduti e urbano si sono aggiunti dati relativi al numero di cantieri aperti contro il dissesto idrologico e geologico e l'erosione costiera e le informazioni sui siti contaminati di interesse nazionale e quelli di rilevanza regionale. Complementare poi al tema suolo è quello delle infrastrutture verdi che esplicano le proprie funzioni in termini di servizi ecosistemici proprio laddove il consumo di suolo ha lasciato spazio. Quantità di verde pubblico, siti Natura 2000, presenza di strumenti di gestione e pianificazione del verde comunale si accompagnano poi agli indicatori sull'agricoltura. Ai dati sulla presenza di verde pubblico nel 2016 proposti da Istat per i 116 comuni capoluogo di provincia si aggiungono due importanti novità: i dati relativi alle 3 nuove città raccolti direttamente dal sistema e i dati relativi alla copertura di aree vegetali totali per i 119 comuni elaborati da ISPRA a partire dalle immagini satellitari nell'ambito del progetto Copernicus, progetto nel quale il Paese sta investendo e che vede ISPRA e il sistema tra i protagonisti di questa nuova ed entusiasmante sfida. Anche con riferimento agli agenti fisici per i campi elettromagnetici determinati dalle installazioni per telefonia mobile, l'impegno del sistema ha consentito che il rapporto di quest'anno vedesse un incremento significativo delle informazioni complete ed aggiornate al dicembre dello scorso anno per 94 città, mentre per il rumore viene riportato il numero delle sorgenti controllate e con superamenti dei limiti normativi riscontrati a seguito delle attività di controllo che abbiamo condotto sempre come sistema nazionale. Infine, a livello comunale viene riportato per la prima volta, accanto al numero di installazioni AIA, gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di livello nazionale, ancora una volta grazie all'impegno del sistema, anche il numero delle installazioni AIA di livello regionale e provinciale disaggregati per comune, per caratterizzare il territorio anche dal punto di vista degli impianti industriali presenti. Voglio anche ribadire, ed è una sfida che abbiamo raccolto come sistema anche perché ci è stata affidata ed assegnata direttamente dal legislatore, che nelle nostre città tutti questi dati sulla qualità dell'ambiente sono da anni in modalità open sul sito dell'ISPRA ed è stato già intrapreso l'adeguamento di questi dati ai formati LOD, cioè i cosiddetti Linked Open Data, proprio con l'obiettivo di erogare un servizio sempre più utile e sempre più accessibile ai cittadini, agli esperti di settore, agli amministratori pubblici e alla comunità scientifica nazionale e internazionale.
Come sapete, poi ogni anno il rapporto è completato da un focus di approfondimento su un tema cruciale per la qualità ambientale delle nostre città. Il focus di quest'anno è incentrato sulla mobilità pedonale in città e promuove la consapevolezza che il muoversi a piedi in città è la modalità più naturale e sostenibile che si possa praticare per migliorare la qualità della vita in un ambiente urbano. Quindi non si tratta più soltanto di avere un trasporto pubblico locale ecologico e intermodale con la ciclabilità, ma di costruire insieme le città sostenibili del futuro, sul modello di alcune città europee, città sostenibili dotate di una rete di percorsi fruibili a piedi per la mobilità quotidiana di tutti i cittadini, anche a mobilità limitata, che quindi consentano anche ai cittadini in condizione di disabilità di poterne usufruire, e per la promozione di un nuovo turismo lento ed esperienziale. Mi fa veramente piacere che oggi presenti appunto in questa sala ci siano due colleghi che hanno lavorato con noi alla realizzazione di questo rapporto e che riflettono direttamente l'esperienza di essere, di avere delle condizioni di disabilità. Quindi è un percorso che noi vogliamo seguire e intraprendere anche attraverso esperienze dirette. Città quindi che attraverso idee di città, che attraverso questo focus vogliamo approfondire, che agevolando quindi la mobilità lenta possano diventare città a misure di bambini e di anziani, possano contribuire al benessere psicofisico di tutti i cittadini, possano far riscoprire il valore del prendersi cura di strade, di piazze e quindi anche del verde urbano, contribuendo al benessere e anche alla salute di tutti. Promuovere la mobilità pedonale e quindi la tessera di un mosaico più ampio nell'ambito degli sforzi nazionali e internazionali per uno sviluppo sostenibile, per sottolineare la necessità di un cambio di prospettiva e di visione nelle politiche sulla mobilità sostenibile, richiamando l'attenzione su questo aspetto particolarmente importante della mobilità, che a nostro avviso dovrebbe diventare centrale anche nella pianificazione locale. Quest'anno poi si è dato l'avvio all'attività con gli studenti attraverso i progetti di alternanza scuola-lavoro, e di questo sono particolarmente contento. Un progetto di alternanza scuola-lavoro chiamato Ambasciatori Junior della qualità dell'ambiente urbano, per promuovere nei giovani nel paese, e per questo ringrazio coloro che sono stati i primi ad aderire al progetto, cioè i ragazzi del liceo Plinio Seniore che sono in sala e che poi forniranno il loro contributo più tardi alla tavola rotonda sulla mobilità pedonale. Dicevo, un progetto e un'attività che possa implementare e sviluppare la cultura ambientale dell'ambiente in cui vivono i nostri ragazzi. Per il ruolo chiave che le città svolgono nel perseguire lo sviluppo sostenibile, poi l'Unione Europea ha inserito specifiche azioni nell'ambito del 7° programma di azione e ha impegnato inoltre la Commissione Europea a individuare entro il 2020, quindi da qui a domani, una serie di criteri per valutare le prestazioni ambientali delle città tenendo conto degli impatti sociali ed economici. In quest'ottica lo sviluppo sostenibile si persegue misurando la sostenibilità delle città attraverso le loro componenti ambientali, sociali, economiche, considerate come aspetti interdipendenti ma allo stesso tempo parti di un unicum per promuovere la salute e il benessere di tutti i cittadini. E questa è la sfida che come sistema vogliamo affrontare e provare a dare il nostro contributo per risolvere. Mi fermo qui, torno a ringraziarvi per l'attenzione e cedo la parola al collega Mario Cirillo, capo del Dipartimento Valutazioni, per la presentazione dei dati e del rapporto, del 13° rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano. Grazie.